I'm in focus. Yeah. Yes. I'm here. Bentornati sul mio canale. Per questo video mi sono ispirato a un commento che mi ha lasciato uno di voi. In realtà mi sono ispirato, ma non risponderò oggi, quindi non farò un video dedicato a quel commento lì, che mi chiedeva esplicitamente di creare un look waves su un lob. Che cosa vuol dire innanzitutto lob? Lob vuol dire long bob. Per essere definito tale deve arrivare ad altezza spalle, le deve sfiorare, non deve creare l'effetto di curva. Proprio per la sua lunghezza ci permette di lavorare su quasi tutte le forme del viso, quindi su quasi tutte le nostre clienti potremmo proporre il lob. Fate attenzione ad alcuni particolari, vi faccio un esempio: se il viso della cliente è molto allungato, allora io lì andrò a giocare con una frangia lunga, magari per accorciare un attimino il viso. Dobbiamo giocare un pochettino noi anche con i volumi, potremmo creare delle geometrie interne per andare a valorizzare determinate forme di viso. Questo è il lob, un must have per il 2018, mentre nel 2017 era di moda il wob. Abbiamo già sentito questa parola, è più corto del lob, a questa altezza qui più o meno, ragazzi, è molto scalato, è molto sfilato per creare degli effetti movimentati che sono veramente carini. Sconsigliatissimo il wob su una forma di viso quadrata o tonda, mentre sul viso ovale, sul viso triangolare è consigliato, perché va a valorizzare queste forme di viso. Per chi ha gli zigomi molto pronunciati è il top. Mentre lo shag bob o shaggy bob o hobby shag, che cos'è? È un bob, stiamo parlando sempre di bob, più lungo rispetto al precedente, altezza spalla, molto scalato, sfilato anche questo, per dare un look rock, un po' punk, ideale se ci abbiniamo una frangia lunga, volumi concentrati nella parte superiore, ideale per visi ovali, però in realtà l'ovale va bene per tutti i tipi di taglio, per chi ha le forme del viso molto squadrate è il top. Queste sono le differenze, ma noi ci occuperemo del lob perché è in voga il 2018. Per questo taglio ho preso ispirazione dalla super Kim Kardashian, che su Instagram soprattutto ha sfoggiato questo bob, questo lob. Il look di Kim Kardashian, perfettamente orizzontale nella zona posteriore, mentre un po' più lungo nella zona laterale, quindi super pulito, super preciso, per un look molto elegante, che in realtà lì non lo è. Favolosa, però non so, elegante. Nella zona posteriore è la pettinata in caduta naturale, vuol dire che io dovrò pettinare in modo naturale i capelli, quindi dovrò seguire la rotondità della testa e poi dovrò fare una torsione con il pettine in questo caso, e dovrò tagliare i capelli nel pannello posteriore. Non ci sarà un trasporto delle basi, quindi non dovrò pettinare i capelli verso il dietro, dobbiamo fare una torsione con il pettine per poter tagliare tutti i capelli nella zona posteriore. Dobbiamo immaginarli come se tagliassimo i capelli dietro le spalle della cliente.
cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato dalla zona posteriore, abbiamo creato delle sezioni in orizzontale di all'incirca 1,5 cm per lavorare in trasparenza in maniera del tutto sicura. Yes! Siamo partiti dal basso verso l'alto con le sezioni. Dobbiamo immaginarci di tagliare i capelli dietro le spalle della cliente e creare una linea orizzontale. Abbiamo finito tutta la zona posteriore, siamo passati al laterale sinistro, abbiamo creato una sezione leggermente in diagonale anteriore per far sì che il lob vada leggermente un po' più lungo sul davanti. Abbiamo tenuto conto del perimetro della zona posteriore per poterci collegare nella zona anteriore. Più inclinate la diagonale e più il taglio vi verrà concavo. Siamo passati nell'altro lato, abbiamo tagliato la prima sezione con lo stesso principio, abbiamo effettuato un check e poi abbiamo finito tutto il lato sinistro rispettando sempre la stessa regola e poi tutto il lato destro rispettando la stessa regola. Vi do un trucchetto: quando andate a tagliare i laterali solitamente abbiamo le spalle che ci danno fastidio. È semplicissimo, è quello che faccio io e vi do il consiglio. Ascoltate bene, se io sto tagliando la zona sinistra faccio girare leggermente il capo verso sinistra. Questo cosa mi permette di fare? Mi permette di pettinare i capelli verso il dietro e mi vado a collegare semplicemente, vado a fare lo stesso identico taglio in questa posizione qui. Quando vado nella zona di destra la stessa identica cosa. Ovviamente fate molta attenzione a controllare il perimetro e il taglio da asciutto, sempre liscio, bello piatto e perfetto come piace a noi. Controllare il taglio da asciutto mi permette di andare a dare quel tocco in più. Ci vediamo presto con un nuovo video sul mio canale. Se ti è piaciuto questo video dovresti iscriverti, è importante, iscrivetevi. Ho comprato il microfono, un lavalier. Una ragazza mi aveva detto nei commenti che il sound era veramente scarso, quindi ho cercato di utilizzare questo qui, è la prima volta che lo uso, sperando di migliorare la qualità dei video. Ragazzi, sto investendo un sacco di soldi, sto cazzo. Devo ancora fare attenzione a non guardare lo schermo. Mi devo abituare, raga, a questa nuova telecamera. Devo guardare dritto nell'obiettivo, dritto a voi. Il monitor mi fa sconcentrare.